Ebbene sì, anche io vi parlo di Instagram TV. Sì, lo so, moltissimi ci hanno già fatto un video, moltissimi hanno già fatto più di un video, moltissimi stanno già utilizzando questa nuova piattaforma. Quindi come mai ci ho messo così tanto? Fondamentalmente per due motivi. Il primo è che molto semplicemente ho un sacco da studiare in questo periodo, quindi faccio il possibile. Il secondo motivo, quello in realtà più importante, è che non mi andava di fare un video subito, appena ricevuta la notizia, perché avrei rischiato di dire solamente banalità oppure di fare un video inutile dicendo cose non supportate da niente, quindi no, non farà successo, oppure sì, fantastico, bellissimo. Se voi che state vedendo il video non sapete cos'è Instagram TV, ve lo dico in un modo semplicissimo. Probabilmente sapete cos'è Instagram e probabilmente se avete aperto l'app almeno una volta sapete anche cosa sono le storie. Siccome la durata massima di un video che si può caricare su Instagram è di, mi pare, un minuto, ecco che hanno ben pensato, anziché di ampliare la durata dei video, di creare un nuovo social in cui c'è una durata dei video pressoché illimitata, cioè non ci sono limiti alla vostra immaginazione. Il formato però è esattamente quello delle storie, per quello ve le ho citate, ovvero formato verticale, quindi assolutamente adatto a un telefono in modo verticale. E a dir la verità finisce tutto qui, cioè non ci sono features in più, caratteristiche differenti da Instagram, è veramente tutto qui. Chiaramente moltissimi YouTuber si sono un po' preoccupati alla vista di questo nuovo social perché temono che possa essere un valido concorrente di YouTube. In ogni caso, per capire se è davvero una minaccia reale per YouTube, facciamo un'analisi un po' approfondita. E per farlo partiamo da Facebook. Sono andato un attimo a rivedermi lo storico di utenti di Facebook, quindi qual è stata la crescita degli utenti prima di Facebook e successivamente di Instagram, e devo dire che hanno avuto una crescita abbastanza simile. Facebook in 8 anni ha fatto circa 1,5 miliardi, mentre Instagram, sempre in 8 anni, circa 1 miliardo di utenti. Quindi apparentemente sono molto simili, se non addirittura Facebook è migliore. Però la realtà è un'altra, come sappiamo. Prendiamo uno dei profili Facebook con più like in assoluto, quello di Laura Pausini. Sono adesso sul profilo e, come potete vedere, ha circa 7 milioni di like, tantissimo. Se andiamo su Instagram, 2 milioni di like. Però, se andiamo ancora più avanti e vediamo, ad esempio, i post che vengono fatti, scorriamo in basso e prendiamo questo, che ne so, il primo. 13.000 like. Andiamo su Instagram e prendiamo anche qui il primo post. 16.000 like. Com'è possibile? Ha circa un terzo dei follower e lo stesso numero di like, magari è un caso. Prendiamone un altro. Ecco, ne ho preso un altro. Questo qui ne ha 1.700, pochissimi. La stessa identica foto su Instagram, 12.000. Secondo me i motivi sono tre principalmente. Il primo è che la home di Facebook, come posso dirlo in un modo carino, fa schifo? La home di Facebook è veramente assurda, cioè non segue nessun criterio logico, o meglio, apparentemente dovrebbe mostrarti le cose che ti interessano di più. Però non funziona, perché mi fai vedere post di una settimana fa, foto a caso, cioè non c'è un ordine, è veramente tutto sconnesso. E lo dico io, sappiate, Facebook è il mio social preferito al momento, quindi capite che non sono assolutamente di parte, vorrei che migliorasse, ma la realtà è questa. Su Instagram invece la home è molto pulita, è molto ordinata, c'è solo quello che tu segui, ogni tanto viene fuori un po' sponsorizzato, ma veramente in modo raro, quasi è quasi impossibile trovarne. La conseguenza di questo è che chiaramente è più facile seguire i propri idoli, le proprie web star, i propri cantanti su Instagram rispetto a Facebook, è molto più facile. Punto 2, Instagram è un social più giovane. Facebook nasceva in un periodo in cui l'uso dello smartphone non era ancora così diffuso, mentre Instagram è nato su smartphone. E sappiamo tutti che la realtà su smartphone è una realtà molto più dinamica, molto più veloce. È normale che un social nato per questa generazione, per la generazione che ha lo smartphone fin da subito, sia molto più attivo. Punto 3, e qui arriviamo veramente al punto clou del video. Il tipo di contenuti è diverso. Sì, lo so, nell'esempio vi ho mostrato la stessa identica foto, quindi non si può dire niente sul tipo di contenuti, era lo stesso. Però generalmente
chi ha successo su Instagram porta un certo tipo di contenuti, chi ha successo su Facebook ne porta un altro. Prendiamo un personaggio famosissimo su Instagram, forse il più famoso personaggio italiano, non ne sono assolutamente sicuro, magari scrivetemelo qua sotto se lo sapete. In ogni caso, sto parlando di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è una fashion blogger, quindi perdonatemi se lo sto semplificando molto, posta foto di vestiti, di se stessa, di foto di vita. Però, se ci mettiamo un attimo a ragionare, questo tipo di contenuti su Facebook non funzionerebbe proprio per i motivi che ho detto prima, quindi il tipo, la home funziona in un certo modo, il target è un altro, quindi Chiara Ferragni su Facebook non avrebbe, e se non sbaglio, non ha successo. Prendiamo un altro personaggio, un personaggio politico, forse il politico più influente al momento, Salvini. Salvini ha una pagina Facebook molto seguita, la stessa pagina Facebook con gli stessi contenuti non funziona esattamente come la pagina Facebook. Salvini è un politico, è un comunicatore, deve far passare dei messaggi che, giusti o sbagliati che siano, non è questo il punto del video. Il senso è che Salvini deve far passare dei messaggi e le foto in questo caso non sono il mezzo più adatto per fare quello che deve fare lui o il suo team. In questo caso viene d'aiuto Facebook perché puoi fare lunghi post testuali, magari di polemica, oppure mettere una foto con una lunga didascalia. Su Instagram è vero, si possono mettere le didascalie, ma su Instagram la prima cosa che si vede è la foto. La didascalia è in basso, è piccolina, non si vede, non ci si presta molto caso. Oppure ancora in America funziona molto Twitter, perché Twitter è un social di tipo testuale, fondamentalmente si scrivono cose, non si mettono molte foto. Funziona proprio perché è perfetto per quel tipo di contenuto lì, cioè è ottimizzato in modo impeccabile per fare quei 200 caratteri, non so quanti sono, ma è assolutamente perfetto, funziona benissimo. La conseguenza di tutto ciò, per esempio, è che Facebook ha questo alone di vecchio, cioè Facebook puzza di vecchio in un certo senso. Però se prendiamo figure come appunto quella di un politico, un giornalista, uno scrittore, potrebbero mai utilizzare Instagram? No. Dove voglio arrivare? Vi sto mettendo adesso a schermo una tabella da completare, che adesso completiamo. Sulla parte orizzontale mettiamo il tipo di contenuti, quindi testo, foto e video. Sulla parte verticale invece, la colonna, mettiamo un contenuto di tipo semplice, immediato, e un contenuto complesso. Andiamola a riempire. Qual è il social perfetto per un contenuto di tipo testuale molto semplice? Beh, Twitter, non c'è nemmeno da chiederselo, e quindi andiamoci a mettere Twitter. Per un testo invece complicato, molto articolato, anche qui Facebook, non c'è dubbio, è Facebook. Per quanto riguarda le foto, per foto molto semplici, per foto del cane, foto della famiglia al mare, in quel caso Instagram è perfetto. Per quanto riguarda invece foto un po' più articolate, magari con una lunga didascalia, oppure foto simboliche, foto di cui si può parlare, ecco, in quel caso posizionerei sia Facebook che Instagram, perché direi che se la giocano. Per quanto riguarda i video complessi, in un certo senso, quindi come quello che state vedendo adesso, video di approfondimento, gente che parla per molto tempo, video elaborati dal punto di vista grafico, ecco, in quel caso YouTube è al momento l'unico social per eccellenza. Per quanto riguarda invece i video semplici, vi faccio un esempio, video di gente che cade, ma non prendetela così, cioè metteteci davvero ogni tipo di contenuto, video divertenti, video di persone, di celebrità che dicono cose, quello lì è un contenuto breve, semplice, immediato. Ecco, quello è il punto. Un tipo di contenuto come quello dei video molto semplici deve davvero stare su YouTube? Secondo me no, proprio perché YouTube col tempo sta acquisendo molta qualità. I creators stanno sempre portando contenuti di maggiore qualità, ci impiegano molto più tempo a creare. Io ad esempio al momento ho una luce qui, una bella telecamera. Insomma, ci si investe del tempo, dei soldi. Mentre invece video che ad esempio girano su Instagram di i famosi Viners, quelli che fanno video molto brevi, comici, ecco, sono fatti quasi con materiale zero. Quel tipo di video non è forse più adatto a Instagram? Secondo me sì, proprio per l'immediatezza, che non è assolutamente una proprietà di YouTube. Quando pensi a YouTube pensi video, bei video,
ma non pensi assolutamente a eccolo, ce l'ho subito qui, pronto, non devo fare niente, non devo nemmeno cercarlo, è già qui. C'è però una categoria di video che non riesco a posizionare e sono i vlog. Come vlog io intendo video di gente che racconta cose, video di gente che fa vedere cose, video di gente che fa viaggi e quindi fa una specie di reportage. Quei video lì, giuro, non riesco a posizionarli. Vi dico anche il perché di questi dubbi. Ci sono vari tipi di vlog, quelli molto spartani, fatti con pochi mezzi, magari addirittura col cellulare, in cui la parte fondamentale è il contenuto, e quelli invece dove è molto più importante l'aspetto visivo. Per esempio, se seguite su YouTube Sam Calder, Casey Neistat, ecco, guardatevi uno dei loro vlog, anche mezzo, anche un quarto, vi rendete conto fin da subito che la qualità dell'immagine, cioè uno studio della fotografia, cose che su Instagram non avrebbero assolutamente senso, sarebbero sprecate. Nel formato verticale, per esempio, provate a farci stare un paesaggio. Non si riesce perché c'è un sacco di aria sotto e un sacco di aria sopra. Il paesaggio su Instagram è sprecato. Sì, certo, si può fare così e in questo caso Instagram ha senso. Ma il formato verticale per un video di viaggi, per un vlog di viaggi, ha davvero senso? Apro una piccola parentesi. Ho visto su YouTube molte persone che hanno parlato di Instagram TV ponendo l'accento sul fatto che non si possano mettere pubblicità prima dei propri video e quindi non si possa monetizzare. Chi se ne frega? Nel senso, avete mai visto una pubblicità prima di una foto di Chiara Ferragni? No, perché il suo tipo di reddito non lo fa dalle pubblicità dirette, quindi da advertiser che mettono pubblicità prima delle sue foto, ma sono le sue foto ad essere pubblicitarie. Cioè le sue foto sono i contenuti pubblicitari, mette foto di, che ne so, scarpe di questo stilista ed è ovviamente pagata per farlo. Quindi è un problema il fatto che non si potranno mettere pubblicità? No, i modi alternativi ci sono e si trovano. Chiusa parentesi. L'ultimo dubbio che mi rimane invece, e questo è quello importante, su questo voglio sentire anche la vostra nei commenti, è il fatto che su Instagram, così come su Instagram TV, la funzionalità di ricerca è utilizzata solamente per cercare le persone, o le pagine, quel cavolo che è. Non si cercano mai le singole foto. Voglio vedere una foto di un gatto che salta e poi... No! Tu cerchi una persona oppure cerchi una cosa molto generica, ma non vai mai a cercare il contenuto in particolare. Su YouTube invece la ricerca è molto specifica. C'è uno studio dei tag, per esempio, nei video, c'è uno studio per la descrizione, proprio per riuscire a sfruttare questa ricerca molto specifica. Cosa che su Instagram TV molto probabilmente non ci sarà mai, proprio perché è un social fatto in modo diverso. Questo qui è infatti l'ultimo motivo che mi fa pensare che Instagram TV non prenderà mai una grossa fetta di YouTube, ma solo i contenuti più immediati, per cui non c'è quasi nemmeno bisogno di cercarli, contenuti molto semplici, anche concettualmente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, come sempre, e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e alla prossima! Till my time is gone.